Salve. Oggi facciamo la prima live che avevo promesso durante la roulette di penitenze numero 4. Ovvero, era stata estratta che una persona in chat poteva scegliere un gioco da farmi giocare in live. E quello che era stato scelto dalla persona che era estratta era Tabs. Quindi oggi facciamo Tabs, non lo gioco da tantissimo tempo. Kekuz, grazie abbonamento con Prime per 21 mesi. E Ginkgo Kai, grazie abbonamento con Prime per 9 mesi, la prima d'oro. Sono passati 9 mesi, sarà femmina la chiamiamo Zed se maschio Mario? Sure, grazie a tutto come sempre per i contenuti che porti, la serata speciale con tutta la chat. Thank you, grazie mille anche a te. Angelovi, grazie abbonamento con Prime per 17 mesi. Buonasera, salve. Hai un brufolo tra le sopracciglia o sbaglio? Sì, ce l'ho. L'ho fatto esplodere anche 2 secondi fa. Credo sia sangue, infatti. Sì, è sangue. Perché quando mi levo dei peli di mezza sopracciglia, poi mi fa sempre uscire un brufolo. So perché. E se avessi scelto Minecraft, non può. Perché Minecraft, come sempre, c'è il veto. Quindi non puoi. E quella roba lì, ho sempre detto che le penitenze accetto tutte, eccetto Minecraft. L'unica cosa che non vi darò mai come opzione possibile, immaginabile. Non morire di sanguato, please. Nah, ok. Problem. Ma che sanguino. E li levi con la ceretta? No, con le pinzette. Quindi sì, oggi facciamo Tabs. Mi sono assicurato, a differenza di l'altra volta con Marbles, che avevamo avuto casino di aggiornare il gioco prima di far partire tutto, mi ha funzionato tranquillamente. Quindi non dovremo avere problemi oggi, si spera. Quello è l'obiettivo. E potrei mai Minecraft? No. In questa monotona sera del mio compleanno avevo proprio bisogno di andare live. Un compleanno? Nice. Aia con le pinze. Non troppo. Ma è bello Minecraft e costruisci pure bene. Sì, però ci ho giocato 10 anni, sono a posto. Ci sta. Ma preordinato Pokémon Diamante Lucente, il gioco arriva a casa il giorno d'uscita oppure l'ordine parte dal giorno di pubblicazione? No, ti dovrebbe arrivare il giorno d'uscita. Se lo preordini. In ogni caso, a me lo dovrebbe inviare Nintendo, quindi non è idea. Io non lo comprerei Diamante Lucente per la splendente, perché sono dei giochi sulla carta di merda. Poi si vedrà se mi sorprendono, ma dubito fortemente. Oggi si fa Tabs, yes, oggi si fa Tabs. Incredibile. Pazzesco. 10 anni sono pochi. No, non sono pochi. Ah, tra l'altro, sentite di dirvi una cosa. Notate qualcosa di diverso? Non il brufolo. No, quello non importa. Notate qualcosa di diverso? La giarancia no, diciamo, da settimane. No, con l'elastico colato c'ho da settimane. Tutti quelli blu sono rotti. Che capelli blu lunghi, no, non funziona così. Vi do un consiglio. È nella chat. Cosa potrebbe essere? Nella chat. Non sto capendo. No, si vede che non capite, va bene. Me la rendo più semplice. Me la rendo più semplice. Me la rendo più semplice. Ho aggiornato l'ultima emote a tema Halloween che mancava. Era il bunker, era l'ultima emote che non avevo modificato e l'ho modificate male lui ora. E cosa ho fatto? Guarda se qualcuno ci arrivava. Per questo ho detto nella chat. Per questo ho detto nella chat, perché potete utilizzarlo in chat. Ho rifatto appunto la emote base, che sarebbe così. Questa è la emote base. L'ho modificata male lui, ed era l'ultima che mancava. E la logica che ho usato per fare questa qua era farla T
tipo in stile Tim Burton. Era un po' quella lì l'idea. Quindi con colori più spenti, con tutte le linee che dovrebbero rappresentare chiaro scuro e roba simile. Dovrebbe essere una roba del genere. Se no non ci stava bene il blu, quindi ho fatto tipo verdognolo. Per questo ieri niente live. No, l'ho fatto prima della live oggi. Goro, ti grazie abbonamento con un pane per 7 mesi. Perfetto, ora posso usarla. Nice. È l'ultima che mancava, poi tutte le altre le ho aggiornate. Ma le bustine community le hai rimesse da oggi o da Prime? Indubbiamente. Da prima. Dipende dalla live, come sempre dipende dalla live. Alcune live ci sono, alcune live non ci sono. Oggi ci sono. Pensavo quindi è l'ultima che mancava. Hai visto gli artwork di Zoroa e Zoroark di Isui? Sì, c'ho molto da dire riguardo. Abbiamo già visto come Pokémon. C'è stato un altro trailer a riguardo, ma non aggiunge niente, quindi che se ne frega. Yaris, grazie abbonamento a un Prime per 8 mesi. 8 come i sprapunghi francesi. Sprapunghi francesi, che non ricordo fossero presenti in... Non posso che concordare. Anche io penso che sia stato ogni 2 secondi. Lost in campo con le bustine community. E Ago Coso con le bustine community. Va bene. What the fuck, davvero tap? Sì, perché è una delle penitenze. Molto semplice. Mi sa che è colpa mia che l'ho ricordato. Io ormai lo attivo ma non dico niente io. Dovete farci caso voi. Io non vi dico quando attivo ormai. Alcune live lo so, lo è, alcune live non lo è. Per alcune serie non mi piace farlo perché voglio parlare di altro all'inizio, nel caso. Non mi sembra punitiva come penitenza. Beh, la penitenza era: la chat sceglie cosa gioco. E quindi è scelta una persona a caso che deve decidere cosa devo giocare. E ha scelto qualcosa lì. Poteva scegliere la stessa altra cosa. Poteva scegliere anche. Anche che cazzo ne so. Non so cosa ci potrebbe essere che non mi piace. Però è una delle cose che poteva uscire. Ed è uscita. Allora, guardiamo un secondo. Questo. L'album. Mi mancava Tabs? No. Simpatico da giocare, ma non è che mi. Torni in interesse di recuperare dopo un po' di tempo. Nonostante gli aggiornamenti siano stati fatti. Siamo qua noi adesso. Questa pagina non è male. C'è di meglio, ma è buona come pagina. Questa pagina qua, un po' deboluccia aumentata attuale. Si spera di trovare qualcosa di più buono. Tranne Minecraft, ovviamente. Sì, Minecraft è escluso come sempre. Qual è la situazione punti ora? In che senso? Chi ha più punti? Non lo so. E con chi bisogna iniziare? Merda, mi sono dimenticato già i nomi. Il cervello. Non si ricorda i nomi base. Su via. Era Lost in K e seguito da Ago Coso. Quindi Lost in K prima. Mi sa che mi hanno superato tantissimo. No, non credo. Non penso più di tanto, personalmente. Metterei mai l'autotune. Why? Mi rappresenta mettere mai l'autotune. Futuri campione. Dacci qualcosa di figo. Futuri campione. Non mi è mai andata di sfiga un futuri campione. Ma non è mai andata neanche super bene. Perché non ho mai trovato uno dei due Charizard che c'è in questa espansione qua. Infatti manca una bustina di futuri campione. Non so quale. Mi sembra Gardevoir. Ti ricordi l'ode al 5 maggio di Manzoni? No. Non credo sia mai stata una poesia che ho imparato a memoria. Era quella sulla domenica, l'ho del 5 maggio, non ricordo. 1, 2, 3, 4. No, quella era un'altra. Non so neanche se fosse Manzoni. I don't fucking remember. Erba! Acciaio. Nice. Dai, i futuri campioni! Troviamo finalmente un cazzo di Charizard che c'è in questa espansione qua. Sarebbe una delle cose più importanti che possiamo trovare. O qualcosa, dai, dai. Forse questa volta non bisogna aprire un terzo di box per trovare una singola carta. Perché letteralmente le due scorse volte abbiamo fatto, abbiamo aperto la prima volta 14 bustine, la seconda 12. Per due carte. Dai, dai. Qualcosa di buono, cos'è? È una full art V. Full art V, quando non c'erano le alternative, quindi è soltanto full art V. Ma aspetta il Paul grave, cosa c'è zecca? Non me ne frega un cazzo, psicognomo. Quando tiri fuori Paul così a caso, cosa mi significa? Cosa mi rappresentano? Oh! Cursola di Galar V. Bello colori. Mi piace lo sfondo.
Ed è bello anche il Pokémon, c'ha quel vantaggio lì. Nice, nice. Non è un Charizard, ma nice. Ma ci accontentiamo. Lost in K. Lost in K, ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Non ho le bustine. Vado a prendere le bustine. Speriamo che anche la prossima non richieda 40 bustine differenti, no? No? Dovete tenermele sempre fuori a questo punto alle bustine. Tanto ormai capita che le devo usare. Quindi perché non le tengo fuori? Ah, un fucking no. Oh, oh no. Stava volando via la bustina. Questa mi sembra, se non sbaglio, la prima carta di Lost in K. Se non ricordo male. Ha dei bei colori. Secondo, io spererei comunque in futuro vadano a fare dei lavori migliori con le full art. Perché ormai le full art, paragonate alle alternative, sono una merda. Cioè, una merda no, però sono molto meno interessanti. Sono tutti un po' troppo similari. Non c'hanno mai un format differente. Mi manca un po' quella cosa adesso con le full art. Perché alcune sono belle, ma molte sono proprio standardissime e non ti dicono nulla. Questa è una delle migliori che ho visto, onestamente. Quindi non mi lamento di sicuro. E spero che anche l'host in K non si lamenti. Devo scrivere il nome. Nemesi, grazie abbonamento con Prime per 14 mesi. Thank you. E anche Michele, grazie abbonamento con Prime per 2 anni. Hai la piuma di ghiaccio. Thank you. 2 anni, let's go. Lost in K. Nice. Ok. Prima carta trovata. Ora bisogna fare anche quella di Agokoso. È un ago, è un coso e Agokoso. Una delle due, si sa. Pepsi Man, sì, chiamiamo Pepsi Man. Pepsi Man, spero che ci porti fortuna. Questo è Eviros. Eviros, ci manca... non ho aperto ancora molto di Eviros, quindi ci sono un sacco di roba nuova che si può ancora trovare qua dentro. Posso trovare ancora di tutto all'interno di Eviros. Abbiamo qua il puzzle del giorno. Sapete risolvere questo puzzle? No? Siete degli incapaci, lo sanno tutti cos'è quel puzzle lì. Tutti sanno come funziona. No? Come fate a non sapere cosa rappresenta quel puzzle? Oh! La medaglia generica. Non so che cosa sia. Gossifle. Eevee, questo Eevee è bellissimo. Una delle migliori carte. Impidimp, molto bello questo Impidimp. Molto, non so se l'avevamo già visto, però molto bello questo. Quindi il sostituto che gli fa paura. Quella luce che arriva in questa direzione qua. Molto carino. Dietro abbiamo... Oh! Due bustine per due persone. Da quanto cazzo non succedeva? Tre punti prima e tre punti adesso, mi sembra. Eh sì. Tre punti prima e tre punti adesso. Oh, finalmente. Madonna. È da letteralmente una roba come 60 bustine che non ci capitava così bene la situazione. Letteralmente 60. Ok. Non male. Che tipo è? Acqua. Vaporeon. Mi sa che è Vaporeon. Oh! Glaceon. C'è pure Glaceon, è vero, di tipo acqua. Glaceon VMAX. Ci può stare. Entrambi tre punti. Sei punti totale come carte. Ci sta. Ci sta. Dove cacchio ho lì? Nice. Acqua. Non è ghiaccio. Fai due calcoli psicognomo. Fai girare le rotelle nel tuo cervello. Perché la carta è tipo acqua e non ghiaccio. Collega. Collega i neuroni. Collega le sinapsi. Che entrano in contatto. Quale sarà mai il motivo? Perché è un dito? Perfetto. Ottimo così. Però psicognomo, ci sei arrivato. Sei arrivato, complimenti. Agokoso. Quindi 6 punti totale oggi. Non male. Non male. 6 punti totale, buono. Speriamo di riuscire a tenere questo ritmo qua. Perché ogni volta, scorsa volta ci mettiamo 3 anni per fare la stessa cosa. Pepsi Man ci ha portato fortuna in questa casa qua. Grazie Pepsi Man. 116. 116. Attenzione. Attenzione. Pepsi, Pepsi, Pepsi Man. Miglior canzone del mondo.
Salve, salve. Come va? Come va? Scritto tab sulla tastiera. È un easter egg. Non credo sia proprio un easter egg il fatto che ci sia scritto tab. Allora, allora, oh, oggi abbiamo finito un sacco in fretta. Io solito quando finisco di fare le bustine bisogna subito iniziare a giocare. Stavolta no, abbiamo fatto talmente in fretta che non c'è bisogno. Mi posso rilassare un attimo. Gunes, grazie abbonamento con Prime per 28 mesi. Grazie mille, thank you. Grazie mille, Gunes. Bello l'estico arancione flu, perché tutti gli elastici... Ce li ho qua? C'avevo gli altri elastici che erano completamente slabrati, non erano più elastici. Erano diventate delle corde, non tenevano più niente. Quindi ho dovuto switchare a questo qua che è ancora elastico come elastico. Gli altri elastici non lo erano più. Vogliamo creare col cerchietto, non ho nessun cerchietto. Non ce l'ho. Ho soltanto gli elasticini. Cosa ci ha disegnato dietro di te oggi? Sì, la solita roba. Non ho ancora fatto un'altra live della lavagna. Bisogna farla, ma non l'ho ancora fatta. Come bisogna fare la live dei Lego. Live importante anche lì che dovrà essere fatta presto. Spero. Non lo so, dipende quando riesco a organizzarmi. Devo trovare un momento in cui non ho troppe cose da fare. Per avere il tempo di fare una live lunga al riguardo. Che non so quanto ci vorrà. Dei Lego. Videogioco Lego preferito? Mai giocato a un videogioco Lego. Ma giocate Lego? Giochi Lego? Videogiochi Lego? Giochi Lego sì. Videogiochi no. Senti lontananza live maratona 18 ore. Anche lì bisogna farla però. Non faccio la costruzione Lego durante la live 18 ore. Perché sennò sarebbe soltanto quello l'intera live. Come mai giocate? Impossibile. Non ho mai giocato un gioco Lego. Ci sta. Vuoi farlo tutti in una live? Sì. Ci vorrà parecchio. Infatti da quello che penso io sarà una live di tipo 10-12 ore dove bisogna costruire la cosa Lego. Da quello che mi immagino io. Poi potrei sbagliarmi, però penso che sia una cosa del genere. Ma ottenere Lego? No, l'ho già mostrato. Posso ritirarlo fuori. Per chi non l'avesse visto. Fa questo. Quanto è complesso quel coso? ...2064 blocchi complesso. Da 18 anni in su. Così complesso direi. Oh, ah già, questa host qua. C'ha 2 minuti di silenzio alla fine, maledizione. Devo levarla. Appena filtro tutta la roba della host che ascoltiamo, la levo. Prima avevi il mio rispetto, ora la mia attenzione. È un downgrade. Mi dispiace, cosa ho fatto? Ho sbagliato. Ce lo mostri una volta terminato? No, lo costruisco in live. Immagino di mostrarvelo anche quando l'ho completato in live. Posso anche costruire tutto in live e non mostrarvi il prodotto finito. Tipo gli ultimi 2 minuti, gli ultimi 2 blocchi. Blocco la telecamera, non vi faccio vedere cosa succede. Lo metto off screen e dico abbiamo finito gente. So, non credo sia una buona idea. Leggi un manga in live. No, perché dovrei? Ma non ci metti 12 ore. Sicuro? Sicuro? Hai fatto te quello lì? Sicuro non ci metto 12 ore? Sicuro?
E nel dubbio ti consiglio Lego City Undercover, che è bellino, bellino, bellino. A me non mi interessa personalmente giochi Lego. Non ho molto interesse a recuperarmeli. Videogiochi. No, non posso guardare la scatola, è PG-18. E credo perché sia... ci sono dei pezzettini troppo piccoli. Quindi sicuro non può essere bambini di 3 anni, perché sennò si mangiano Mario. Mario, da quello che so, dovrebbe essere tipo grande così, come blocco Lego. Se lo fate, se lo dai un bambino di 3 anni, fa "oh, Mario!" E se lo mangia, quindi non credo sia una buona idea. E credo che per la complessità diventa 18 anni in su, non ho idea. Perché io che ho 17 anni me li mangio. Sì, ha senso. Come sono andate oggi le bustine? Molto bene. Ho aperto 2 bustine e ho trovato 2 carte. Finalmente. Speriamo che sia finito il periodo della sfiga. Mio Dio, non ce la faccio più. Dopo tutte quelle bustine abbiamo aperto con niente dentro, spero che stia finendo un pochino il periodo di sfiga. Dubito, ma potrebbe essere. Pure io di 14 anni non me li mangio, sicuro? Sei sicuro? 14 anni ti può capitare che di un pezzettino di Lego e dici "oh, shit, un pezzettino di Lego" e te lo mangi. Capita. Appena arrivo in tempo le prendo, sì. Nice. Come solito il momento migliore è se volete prenderle subito, perché è una gara a inizio live. Quando sono disponibili? Non sono sempre disponibili? Sapete ormai. Sapete cosa cazzo significa il tutto. Sapete come funziona. Io ho 16 anni, neanche io mangio il Lego, sicuro? Mi fido più del 16 anni del 14 anni, però... 16 anni... un po' comunque c'hai la sensazione, secondo me, di... vedi un pezzo di Lego e vuoi mangiarlo. Secondo me sì. È un po' ancora l'ispirazione di farlo. I pezzi in avanzo non sono degli spuntini, no. Da 18 anni in su non lo sono più. Prima, infatti, sono sempre i Lego... il Lego Esca... che in realtà non sono fatti di Lego e di plastica, sono in realtà fatti di materiale commestibile, così puoi mangiarteli mentre stai facendo la costruzione di Lego e non ti mangi qualcosa di tossico. Famosa come cosa, sanno tutti. No? No, no, fidati, io ho 18 anni compiuti, ma ho ancora la tentazione, ma resisto. Perché stai 18 anni in su. 18 è proprio il minimo indispensabile, dove ti puoi un minimo fidare. Però è consigliato essere più adulto per non mangiarseli. È ovvio. Hai mai mangiato una cartuccia della Switch? No, neanche quello ho fatto. Mi mancano queste grandi cose. What the fuck, come cazzo posso definirle? Queste grandi... come posso chiamare? Queste grandi... prelibatezze? Ah, un fucking no. Non hai mangiato i Lego, vi prego. Please, non mangiate Lego, non è una buona idea. Spero di non doverlo dire, però... esperienze culinarie, sì, va bene, esperienze culinarie. Anche io sto cercando di staccarmi da questa... ma è difficile. Soprattutto i blocchi rossi sono irresistibili. Non saprei. Grazie per il consiglio. Ok, buono, buono. Ho fatto bene a dirlo. Persona 4 specialist. Nice. Fatemi nel frattempo accendere Totally Accurate Battle Simulator. Non so quanto facciamo di questo qua oggi, perché non so quanto avrei da giocare all'interno del gioco. So che appunto da quando ho smesso di giocare c'era almeno una nuova campagna, ma non so quanto altro c'è da vedere slash provare, quindi... sta accendendo. Si è acceso. Perché capite dal fatto che il gioco fa... quello è Link, no? Ho fatto confusione. Quello è Link. Ho fatto confusione da due cose. Ci capita. Audio è giusto? Credo di sì, forse un minimo basso.
E poi Slime Rancher, vero? Quando uscirà Slime Rancher 2 lo gioco. Sì, ma sì. Ci fidiamo. Ci fidiamo che l'audio del gioco sia decente. Allora, Totally Accurate Battle Simulator. Non c'è neanche più scritto il titolo. C'è stato scritto Sandbox Campaign Multiplayer Workshop Custom Content Settings Credits Quit. Nice. Quello che vorrei fare oggi è, rispetto alla serie... Ah, ci sono soltanto una cosa? Dove è arrivata la serie? Nella serie avevo giocato questo. Ok. The Challenge. Sono delle nuove challenge da quando avevo giocato io. C'è la campagna della dinastia, che non me l'ha salvata. Di sicuro l'avevo giocata, me lo ricordo. Infatti la Renaissance me la se la ricorda. Ma c'è anche altro dopo. Ok. Spooky Campaign a tema Halloween. Ci sono degli altri stage che non ho mai giocato. Simulation, ho fatto qualcosina dentro Simulation, sì. E la cosa completamente nuova è The Wild West Campaign. Questa dovrebbe essere... Cazzo, è gigantesca anche come campagna. Questa dovrebbe essere la zona... la campagna del gioco completamente nuova, con nuovo periodo storico, nuove unità, nuovi personaggi. E mi sembra la cosa più adatta da provare oggi. Non so se faremo soltanto questa tutta la serata, ma mi sembra sensato iniziare con questa qua, no? Sembra giusto. Perché quella nuova. Iniziare con quella di Halloween. Ma quella di Halloween l'ho già giocata. E questo è il problema. Vai su custom, fidati, è tantissima roba. No, mi interessa. Facciamo campaign. Wild West. Mining with dynamite. Scavare con la dinamite. Cosa che mi fa pensare a... effettivamente Wild West, che ha senso. Loro hanno dei picconi. Ok. Ma che si sposta? Non c'è un modo migliore per spostare? Lo fa così? Ok. C'erano dei picconi e ci sono dietro quelli che c'hanno l'esplosivo. S9937, grazie abbonamento per 17 mesi. Ci mancano due fazioni segrete. Ah, un fucking nome. Noi non abbiamo accesso a il Wild West per il momento. No, non ce l'abbiamo. Dobbiamo batterli senza utilizzare noi il Wild West. Ok. L'unica cosa che mi ricordo su come funziona questo gioco qua è il fatto che i bardi sono P e che il nemico ha sempre più unità di quelle che tu puoi utilizzare. Devi trovare sempre il counter corretto. Quindi, contro il Wild West, mi sembra sensato utilizzare il Giappone, perché il Giappone ha copiato il genere del Wild West per creare i suoi film dei samurai. Quindi, essendo una versione successiva del Wild West, automaticamente è una versione migliorata. Quindi i samurai ci riusciranno ad aiutare in questa azione qua, assieme anche a Firework Archer. Bel bardo. È un bardo. Poi vediamo cosa esce fuori. Non mi ricordo come si rallenta il gioco, ma mi sembra logico che i nostri samurai dovrebbero vincere, no? Mi sembrano parecchio forti sti amici qua, eh. Ogni volta che colpiscono il piccone fanno esplodere la roba. Mi sembra un po' tremenda come cosa. Siamo morti. Ma non è al contrario? Non me lo ricordo. Ricordo tanto che film samurai e film western sono molto simili. Addio. Ok, ha senso. Cioè che le unità segrete sono OP. No. Blitzball, grazie al momento, proprio 14 mesi. 14 mesi, let's go. Thank you. Allora, vediamo questi qua. Metà segreta si prenderanno quando c'ho voglia. Se c'ho voglia. Cosa che al momento non c'ho. Allora, questo potrebbe essere buono, quindi. Non mi ricordo più come funziona il gioco. Moschettieri, musketeer di periodo del rinascimento. Ma non puoi controllare un'unità? Se non sbaglio sì, però non c'è bisogno di farlo. Sono troppo pochi. Dopo pochi non funzionerà mai. Re con degli healer ha senso? Ho paura che
verrebbe fatto esplodere subito. Le valchirie volano così non li prendono. Dove sono le valchirie? Qua. Costa 500 però. Forse delle valchirie avrebbe senso. E qualcosa che costa 800? Una alabarda. Maybe? Se stanno a mezz'aria non si fanno prendere e possono batterli, no? Sembra sensato. E mi sa che ha funzionato. Mi sa che ha funzionato. Strategia ha avuto successo. Ha avuto successo la strategia. Nice. Nice. Quale sarebbe il budget? Questo va sopra. 3600. Hanno ora dei cactus e dei picconi generici. Ok. Cosa fanno i cactus? Esplodono sparando spine? Semplicemente ti attacchi sopra di loro e rimani bloccato? Non ho idea. So solo che avevo un sacco di soldi in più rispetto a prima. Cosa che mi fa pensare... Easy win! Easy win! Dai che li battiamo facili così. Ho più valchiri rispetto a prima. Sono ancora più forte. Li posso distruggere. Mi sa che davvero ce la faccio. Quello però sta scappando. Bardo! Come si impostava in questo gioco? Non me lo ricordo. Bardo! Scappa! Scappa! Nice, vittoria. Come si fa a impostare i personaggi? F? Cazzo di... No. Toggle free cam, no. Possess attack. Possess toggle. Sì, è F. Funziona per due cose contemporaneamente, F. Oh! Da entrambi i lati. Ma questa è una fregatura incredibile. Ci sono loro che sono... con tre pistole... e cactus che non ho ben capito cosa facessero. Cosa che mi fa palesemente capire che... Reaper? Potrebbe funzionare Reaper? Secondo me sì. Reaper qua potrebbe funzionare, forse. Qualcuno di loro. E gli ha detto al Reaper? Qualcuno che faccia scudo. Secondo me sta solo il Reaper ce la può fare. Secondo me. Qualcosa costa 300 di buono. Snake Archer. Ma vai, due Snake Archer, perché no? Secondo me ce la si fa. Perché colpisce da distante. Non si dovrebbero neanche avvicinare i nemici in questo modo qua. No? Mi ricordo che non si dovrebbero neanche avvicinare i nemici in questo modo. E con i bardi che fanno casino. Oh! Ok, forse potrebbe essere un problema. Non credo. Ci sono gli healer tanto, non è un problema. No, 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 ce la facciamo, ce la facciamo. Guardate qua il Reaper è buono. Le colpisce a distanza e gli one shot i nemici. Con gli healer anche dietro, i serpenti che fanno pure un po' di casino. Vabbè, l'importante come sempre è fare un sacco di casino con delle unità e avere qualcuno che shot. Dinamitardi ovunque, buono. Abbiamo 3500 punti. Qualche bardo per fargli esplodere. Qualche bardo per distrarre e fargli esplodere. E mi metto qua al lato. Mi metto addirittura a costruire qua in questo modo qua. Loro fanno casino. Quelli che devono esplodere esplodono. E devo soltanto sconfiggere i cactus. E quindi posso sconfiggere con il re e un paio di healer. Secondo me. Forse anche un cavaliere. E The Berserk. Vai.
Vediamo se funziona. Beh, si sono fatti esplodere, alcuni sono morti. Ok, non è male come cosa, è già un buon primo passo onestamente. La strategia sta funzionando. Ora devo più che altro levare... Sì, mi rimane più che altro da sconfiggere soltanto i cactus adesso. Cosa che con il re e il cavaliere secondo me ci si riesce a fare abbastanza easy. A meno che il re non vada a sbattere la propria spada contro i cactus e colpisce il cavaliere. Non colpire il cavaliere, sei un coglione. Ma te come ti sei incastrato qua? L'hai ucciso? Lo controllo io. Andiamo di qua. Credo sia morto. Lui mi sa che è incastrato per ora. Ok, lo scastro io. Lo scastro io. Vai. Perfetto. Vai. Vai, re. Non metterti in quella direzione lì dove c'hai la parete accanto e ti incastri. Non farlo lì. Perché? Chi c'è ancora vivo? Plot twist! Era bloccato sotto la panchina e ha lanciato l'ultimo secondo la dinamite. Wow! Plot twist incredibile. Chi se l'aspettava? Chi se lo sarebbe? What the fuck? Loro sono dei rapinatori che stanno derubando una banca? Non lo so. Ho una strategia incredibile. Secondo voi, quante chance ci sono che possiamo vincere? Dinamitardi, cactus e ladri contro un sacco di sassi. Chi potrebbe vincere? Protocollo, grazie abbonamento con Prime. Chi potrebbe vincere? Vai! Madonna, ho combattuto fino alla morte. Ho combattuto fino alla morte lui. Mio Dio. È andata bene. Oh, anche adesso i cowboy. I cowboy che essendo per terra sono palesemente... Oh, attenzione, ci sono anche loro. Sono anche loro nascosti. Allora si fa così. Bardo. 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 Bardi. Zeus ce la può fare qua. Non so quanto sono veloci loro. Se non sono troppo veloci, secondo me Zeus ce la può fare. Però non fa troppi danni. Mi sa che comunque non ho più tutte le unità segrete. Non so cosa abbiamo fatto, ma non mi sembra di avercele più le unità segrete. Peccato. Valkyrie forse? Facciamo prima con Zeus. Proviamo prima con Zeus. Vediamo se, anzi, doppio Zeus. Forse doppio Zeus ce la potrebbe fare. Forse. Forse. Vai. Vediamo se doppio Zeus ce la può fare. Sì? Scappate, no, forse non c'è bisogno di scappare. Colpisci, colpisci, colpisci. Prima che si incastri. No! Vabbè, ok, devo mettere più indietro forse. Devo fare in modo che siano più... Secondo me è fattibile. Oddio, no, in realtà mi ha fatto pochissimi danni. Sono ancora tutti vivi. No, non funziona. Non funziona. Zeus è cheerleader, OP, non c'è più il cheerleader.
Così, questo è un buon modo per sconfiggere i nemici. Non è male. Faceva fatto pochi danni, non bastano gli Zeus. Sono più adatti per dei nemici piccoli. Quindi è meglio utilizzare le Valchirie? Maybe Valchirie? Sono più veloci loro, immagino, di loro. Possono volare. Hanno tutto il tempo di colpire e poi andarsene, no? Mi sembra che siano super resistenti, cowboy, mio Dio. Mi sembra che siano super resistenti, porca vacca. Oh, ne è morto uno. Lui però si è incazzato sul cactus, ok? No! Ok, cacciamo ancora tre valchirie per lui. Abbiamo tre valchirie per lui. Possono benissimo farcela. Basta che non faccia minchiate. Vi prego. Dai. Ma non ci credo. Ma lo sta prendendo o no? Non lo prende. Ce la possono fare. Devo soltanto prendere il cazzo di nemico. Non è così difficile. Basta prendere il nemico. Erano in tre. Come hanno fatto a mancarlo? Com'è possibile? È perché è troppo veloce. Non capisco. Poi non capisco neanche come attacca lui. Lancia l'azzo e muoio. Controllale. Non so controllarle. Posso provare, ma dubito fortemente di poter fare un buon lavoro qua. Sì, no, non faccio un buon lavoro qua. Meglio se lo fanno loro. Non riesco a scendere. A meno che non faccio questa mossa qua, non riesco a scendere, quindi non riesco a controllarla. Qua! Dov'è? Maledizione. È tutto nelle tue mani, Bardo. È tutto nelle tue mani. Devi fare slalom, devi fargli capire dove arrivi. Oh, merda, mi hai fatto capire dove arrivi. C'è ancora qualcuno in vita. Oh, salve. Aiuto. Scappa, Bardo. Sei l'unico sopravvissuto, non fatti colpire. Ok, le valchirie non funzionano contro di loro. Tecnicamente potrebbero funzionare, ma mancano, quindi non possono funzionare qua. Peccato. La Perat qui non mi ricordo cosa facesse. Possiamo provare con lei. Lancia esplosivi ovunque, questo è l'obiettivo. Lanciare un sacco di esplosivi. E avere la Pirate Queen qua in mezzo. Non so se può svoltarci la situazione o no. Mi ricordo che semplicemente può fare roba del genere, ma non mi ricordo bene cos'altro facesse. C'è un cadavere attaccato addosso. No, ok, si è risolto. Ok. Ho paura che comunque non basti per loro. Perché sono troppo veloci, sono troppo veloci. Non c'è. Oddio! Oddio. Oh. Ah. Oh. Voilà. Michael Jackson. Hi. Cazzo, mi aspettavo di meno dalla Pirate Queen. E invece. The
non male. Allora, ci sono loro che hanno un fucile e loro. Abbiamo 4.900. Ok. Ho una strategia. Ho una strategia. Vai. Easy win. Easy win. Vai. Dovete soltanto colpire un quelli, li tenete impegnati e non vi possono più attaccare. Basta che li prendete un quelli e rimangono impegnati. Non continuate a mirare questi qua davanti. Non dovete mirarlo, dovete mirare quello là in fondo. Non avete capito la strategia. Dovevate tenere tutti impegnati. Non hanno capito la strategia. E allora, strategia numero 2. Se mirano bene ce la possono fare. Certo, per il fatto che ci mettono 2 ore a ricaricare, giusto? Perché hai mirato a un cadavere? Ho visto che hai sparato al cadavere. Spara a quelli in vita. What? Chi è vivo? Oh, lui è vivo. What? Bravi, avete sparato bene. Complimenti, era quello che volevo. Sono impressione, comportati bene stavolta. Carcerati e pistoleri. 7.500? Minchia. 7.500? Posso... Un tank da Vinci, non l'ho mai ancora utilizzato in modo decente. Ha sempre funzionato per il momento il tank da Vinci, ma si può provare un attimo. Con anche dietro un Reaper, perché abbiamo i punti per farlo. E con anche dietro qualche scheletro per incutere timore. Mi sembra giusto. Abbiamo la macchina di da Vinci, la morte letteralmente dietro e qualche scheletro. Da Vinci ha unito le forze con la morte stessa. Chi andrà a vincere? Non c'è andare a sbattere. Non c'è andare a sbattere. Giraci attorno. Perché ci giri? Perché? Vabbè, non importa. Ups, è rotta. Ok, non buono. Vai a prendere i pistoleri più in fretta possibile. O anche loro, va bene. Devi sconfiggere molti nemici in fretta. Quello è ancora vivo, merda. Siamo un po' nella merda, mi sa. Siamo un po'... Morte, ma cazzo, shottali! Fai schifo! Come fai a non shottare? Sei la morte! Cosa facevano i pa... Ah, Swordcaster anche. Vabbè. Ci mettiamo anche qualche vampiro. Non mi ricordo cosa facessero. Un candlehead. Un po' di roba spooky a random. Capitan Harlock, grazie al abbonamento con Prime, per 2 mesi la prima di legno. Mi ha fatto tenere voglia di prendermi una OLED con i video di Metroid. Ma puoi anche giocare senza l'OLED, eh? Se c'è già la Switch base, non ce n'è bisogno. Ok. Swordcaster, bravo, bravo, Swordcaster. Sconfiggi quelli vicini. Se tu mirassi a loro sarebbe anche meglio, onestamente. Sarebbe stato meglio se miravi a loro, ma va bene. Basta che... Ma cazzo, i cactus non muoiono. Perché non stanno sconfiggendo nessuno qua? Non stanno uccidendo nessuno questi Reaper qua, perché? Perché così tanta fatica a sconfiggere un singolo nemico? Allora, mira lui, non mira il Reaper. Come è morto? Attacco di cuore, Death Note. Noto. Peppox, grazie al momento per 5 mesi. Messaggio originalissimo. Ora devo pensare a qualcos'altro di altrettanto originale per il prossimo mese. Grazie. Grazie. Little Devil Inside sarà lo State of Play di domani?
data? Si spera, non c'è nessuna certezza. Domani comunque sì, domani è State of Play. Domani è il 27, giusto? Sì. Domani è State of Play alle 11 di sera, durerà 20 minuti. Oh, merda. Ma non ho fatto la scorsa volta alla fine qua? Non me lo ricordo. Questo funzionerà. Questo funzionerà. Questo funzionerà. Questo funzionerà. È la strategia definitiva. Oh, aspetta. Oh, aspetta. Sono morto subito, cowboy. Ma sono fortissimi. Ma sono fortissimi i lanciasassi. Oh, merda. Sono fortissimi i lanciasassi. Ah, questo è il duello. Questo è il duello perché è 750. Ho pochissimi soldi per mandargli contro qualcuno. Secondo me il cavaliere può vincere. Cosa posso prendere 750? Il ninja, la alabarda. Forse il cavaliere. Tanti lanciasassi. Non c'ho i soldi per fare tanti lanciasassi. Uno scudo. Dai, 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 dai. Nice. Non stava neanche guardando. Guardava da un'altra parte completamente. Era così semplice per lui. Ok. Più semplice del previsto. Ero più preoccupato del dovuto. Qua hanno molto più campo loro che io. A stronzi. Perché? Ma che bella questa emote ispirata da un Keyblade. Sì, è la testa di zucca di... Non è la testa di zucca. È l'altra testa di zucca, quella a tema Natale. L'altro Keyblade di Nightmare Before Christmas. Ok. È la solita roba qua. Solo che sono un po' tosti, onestamente. Perché sono fastidiosi loro come nemici. Cosa avrebbe senso fare? Rehealer? Il Monkey King non mi ricordo dove facesse. È Goku, ma oltre a quello non mi ricordo. Possiamo provare il Monkey King? Wens! Grazie all'abbonamento con Prime per 3 mesi, prima di bronzo. E sono 3! Badevi quanto è bello questo gioco. È molto simpatico, è molto simpatico. Però, se non c'è roba nuova, io non ci gioco questo gioco qua. Sure. E un paio di balliste. Son Wukong e un paio di balliste basteranno. È morto Son Wukong. Oh no. Non è andata come volevo. Chi vincerebbe? Goku o dei cowboy? La risposta è dei cowboy. Incredibile. Chissà, non è un granché, non ha fatto troppo. Secondo me gli Swordcaster possono farcela meglio qua. Mi serve qualcosa per distrarre, ma degli Swordcaster qua non sono male, secondo me. Perché colpiscono molto in fretta loro. E per il resto letteralmente un'armata di bardi. Vai. Secondo me ce la possono fare, perché loro attaccano un sacco in fretta. Basta che non vadano troppo avanti. Cosa che stanno facendo, perché i bardi stanno scappando all'indietro. Dovete scappare in avanti, dovete creare confusione nelle loro linee, non nelle mie. Quante cazzo di spade riescono a resistere? Ma il cactus sono dei tank incredibili. Ma che tank sono? Ma cosa cazzo succede?
Ma come fare a essere vivo? Ma scusatemi, sta cosa non mi torna. Un sasso li uccide, ma non 150 spade? Sasso vince sempre. Lo so, però non pensavo anche qua vincesse sempre Sasso. Isa, grazie abbonamento per 4 mesi. Ogni tanto me lo ricordo. Perdono per ritardo. Ci sarà il Games Week? L'obiettivo è sì. L'obiettivo è sì. Ci voglio andare. Lancia sassi. Li hanno mancati tutti. Oh, bravo. Bravo. L'avevamo mancato tutti, porca vacca. Ora che non ce la facciamo qua, però. Non penso proprio che ce la facciamo. Nope. Cactus sono i tank migliori del gioco, comunque. Com'è sta cosa? Perché? Qualcosa di veloce? Loro? Ma ho paura che non sconfiggano comunque Cactus. Ho paura che non sconfiggano comunque Cactus. Sono già morti. Sono già morti. Non è una... Infatti non me la ricordo una buona truppa questa qua. Sono già morti. E non riescono a sconfiggere il Cactus. No, no, non va bene. Non riesce a sconfiggere un singolo nemico lui. Ah, invece sì, dai. Ha sconfitto uno. E adesso è morto. Buono. Che c'è che potrebbe essere utile qua? I pirati, c'è qualcuno che utilizzava delle pistole? Lancia bombe? Attenzione, plot twist. Posso mettere pure la roba qua in cima? Attenzione. Ah, se li faccio... Visto che loro comunque dovranno raggiungermi, se metto tutte le mie unità qua, così li sconfiggo in fila. Ci può stare. Perché no? Non so se funziona questa cosa. Però voglio provare. Avrebbe senso tecnicamente. Ok, nessuno è riuscito a colpire. Letteralmente nessuno ha attaccato. Buono. Non è una buona prima linea di difesa loro. Non sono per niente una buona prima linea di difesa. Dubito che riesca solo a sconfiggere tutti gli altri. Oppure che Cactus gli si attaccano addosso e sono invincibili. What? Da dove arrivate voi? Mi sa che anche quelli là davanti che hanno fatto questo tragitto qua. Ok. Devo cambiare loro perché sono un problema. Qualcuno di più resistente? Il lancio sassi? No. Quelli con lo scudo? E qualcuno di resistente? Dei berserk? Sure. Forse Berserk sono veloci ad attaccare. Potrebbero levare lui in fretta. Cosa sono riusciti a fare? Esattamente quello che volevo. Va bene. Non sta andando male. La morte del santo decidersi di colpire anche con i tentacoli. Berserk non era male, eh. Però qua siamo morti ormai. Purtroppo tutti gli scudi sono comunque morti.
Maybe. Non morire. Bellissima morte. Bravissimo Reaper che ce l'ha fatta. Era così vicino dal morire. Nice. Ah no. Metti balista sul terrazzo, non funzionerà mai. Ok. Questo mi preoccupa parecchio. Sai che in realtà fosse Berserk che non sono male qua? Potrebbe essere una buona idea qua, perché vanno super in fretta in avanti, colpiscono, sconfiggono il nemico e risolvono, no? Vediamo. Non molto. Serve qualcun altro per distrarre, ma secondo me ha senso. Serve qualcun altro per distrarre, ma ha senso. Qualcuno che corre in mezzo e faccia casino. Chi era quello che correva? Wheelbarrow. Vai. Così li salta. No, è troppo veloce. Devo metterli più indietro. Anche se. C'è qualcuno vivo? Ha funzionato. Tutto calcolato. Nice. Picconi, dinamiti e duellanti. Maybe? Non sono i cactus qua, allora dovrebbero funzionare allora. No? Senza cactus dovrebbero funzionare. No, i duellanti di sniper vanno da lontano. Però poi gli altri sta funzionando, quindi è buono per levare loro. Ma ne serve qualcun altro per i duellanti, che potrebbero essere le valchirie dietro. Così loro sconfiggono quei davanti e poi le valchirie attaccano. Forse ancora più indietro. Potrebbe aver senso. Vediamo. Non so se bastano loro due da soli per sconfiggere tutti questi qua. Sarà tosta. No, arrivano subito i duellanti purtroppo. Ok, forse ho messo troppo indietro, ok. Pensavo fossero più veloci a volare, visto che si muovono così in fretta, però no. Ok, devo mettere più vicini. Più vicini. Ora ha più senso. Però si lancia in mezzo subito così, è questo che volevo evitare. Volevo fare con il tempismo giusto, lì sono soltanto morte. Anche se... No, ne ho ucciso tanto uno. Pensavo ne avessi ucciso due. Ne ho ucciso solo uno. Se avessi ucciso due poteva anche starci. Berserk. Nick, grazie a Bonito un po' per 3 mesi prima di bronzo. Sono fortissimi. Allora bisogna utilizzare la nostra strategia definitiva. Soltanto così possiamo vincere. L'unico modo. Penso che ci distruggano. Però nel caso in cui... Maledizione. Mi sa che loro hanno un sacco di soldi in più di noi rispetto a questa volta qua. Mi sa che loro costano 1000 da soli, quindi hanno tantissimi soldi. Vuole un'informazione che non so se l'aiuterà molto? No.
Zeus qua? Maybe? Zeus qua. Zeus qua. Zeus qua. Perché loro non erano molto resistenti, quindi lui ce la fa. Oh, ok. Se ci sono dei cactus, invece Zeus non va bene. Oh mio Dio. Devo levare cactus e poi usare gli Zeus. Quindi metto dietro due Zeus e metto davanti dei Berserk. Ci può stare. Dado, grazie al abbonamento con Prime per 6 mesi. Al primo argento. Salve Graver, siamo a 6. Come il numero di lettere nella parola Graver, meno il numero di Alessandro come 8 viventi in questo momento. Sì, ha senso. Ha senso. Zeus è forte, ma stassi sono meglio. Opinabile, opinabile. Ok. Non hanno ucciso i cactus, che è la cosa che mi serviva a me. Ma forse i cactus non muoiono. I cactus non puoi ucciderli con Zeus e personaggi che fanno pochi danni. Per qualche motivo non muoiono, non so perché. Cioè vedi? Non muoiono. Non so perché. Ho levato quelli là dietro, ma non muoiono loro. Non ci credo. Non ci credo. Ma trovo un modo per levare loro in fretta. Come faccio? Che faceva il Jarl? Che faceva il Jarl? È ancora vivo! What? È ancora vivo? Mi sa che non è più vivo. Abbiamo vinto! Nice! Si vede qualcuno che teneva impegnati i cactus. Era stato una cosa difficile. Oh. Urla. Non ce l'ho! Non ho più unità segrete. Non ho cheerleader, non ho urlo, non c'è niente. Non so perché non ce l'ho più. Ma le monkey non ci sono, non sarebbero OP in questo caso. Possiamo provare di nuovo Sun Wukong, però questa volta non ha fatto niente. Giallo è bello resistente però, eh. Siamo ancora vivi. Questo è ottimo. Perché ti sei bloccato lì dentro? Le monche hanno funzionato. Come non hai l'unità? Le unità segrete le hanno levate. Non so perché, non ce l'ho più io. Probabilmente hanno modificato il modo in cui le sblocchi e quindi le hanno levate a me. What? Cosa significa? 1100... 11.000? Vai. Non vi concentrate sui piccoletti, sconfiggeteli dietro. Ci riprovo. Ma questa volta ne impossesso uno, attacco loro. Attacco loro stavolta. Attacco loro stavolta. Ma è giusto che sia. Vai. Ok, è morto lui. Non ce la facciamo. Però non è così male. Non è così male. Si può puntare a quelli dietro e si possono sconfiggere in quel modo lì tecnicamente.
Solo che muoiono tutti prima di poterlo fare, quindi non sta funzionando. Alex, grazie abbonamento un po' per la prima volta. E Lokes, grazie abbonamento un po' per la prima volta. Thank you. 11.000 insassi per il meme. Ok. Funzionerà? Cazzo che range hanno, è mostruoso. Mio Dio. Buonissimo come range, porca vacca. Metti urla, non ce l'ho, non c'ho l'unità segreta. Sarebbe buono allora. Cosa fa la pumpkin catapult? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo per niente. E davanti. Non so se i Zeus potrebbero fare niente qua. Però del. Anche delle balliste. No, Minotauri. Così corrono dentro e fanno casino. E è un cavaliere che è resistente. E un paio di bardi. Vai. Cosa facciamo alle catapulte queste qua? Lanciano e rimbalzano e esplodono. Oh, è buonissimo per questo combattimento qua. Basta che mirano decentemente. Devono solo mirare in modo decente e ce la facciamo. Devono solo mirare in modo decente e ce la facciamo. Devo un solo mirare in modo decente, ce la facciamo. Letteralmente basta quello. Dov'è di nuovo il mio tavolo? Qua. Devo un solo mirare in modo decente. Vai, bravissimi voi. Mi notare che volevo che andassero dentro a fare casino, è quello che stanno facendo. Perfetto. 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 Bastava che mirassero in modo decente e l'avevo fatta, l'avevo detto io. Voilà quanto è a tema Halloween questa live qua. L'ho detto che è a tema Halloween. Comunque non è che non avete nel segreto, è che per alcune campagne le tolgono per non rendere il gioco meno, meno semplice. Più semplice. Dato che sono sgravate, ok. Oh, siamo nella seconda fase della campagna. Ora bisogna fare tutte le epoche storiche utilizzando. I cactus costano 400, ecco perché sono così resistenti, costano 400. Adesso bisogna appunto rifare. E vedi che ce l'ho qua, quindi ok, te me l'avevano levata e basta. Bisogna fare adesso le varie epoche storiche con i Wild West. Ok. Abbiamo 303.000 punti. Non posso usare niente alla zona segreta, vero? Invece sì? No. No, no, no. Non lo è. Sempre la solita cosa di questa lezione qua. Ok, capito. Ci sono dei clubber base, dei bone mage e dei tipi che attaccano. Un paio di lasso. Dove sono? Dov'è la? Non mi hanno dato, scusami. Di tutte le cose che mi hanno dato, non mi hanno dato la macchina che spara ripetizione? Ma perché? What the fuck? Mi hanno dato tutto eccetto quello? È un'unità segreta. Ma che cavolo? Non mi fanno usare unità segrete, ma lo utilizzano loro. Sono degli stronzi. Vai. Non so se funzionerà. Devo prima capire come funzionano loro come unità. So solo che prima stavano utilizzando molti più soldi di quanto credevo facessero, perché i cactus costano 400 e non costano 200 come mi aspettavo io. Siamo morti comunque.
palesemente morti. Ok, understandable. Understandable. Gunslinger? Possibile? Sembra stia andando bene. Sembra stia andando bene. Attaccate. Vai, vai, attaccate, attaccate. Sembra sia andato bene. Loro mi sembrano molto buoni, devo dire, eh. Loro non sono per niente male. Ok. What the f- Velociraptor, buono. Non me l'aspettavo. Ma va bene. Lui è il nostro uomo forte. Che proteggerà questo lato della zona. Vediamo se loro escono. Oh no, merda! Non li avevo visti. Addio. Il cactus è ancora vivo. Oh, che cazzo. Cosa mi significa loro là dietro? Allora, si risolve così. Si risolve così. 1, 2, 3. Cactus. Miner. Dynamite Tower. Vai. Così non possono attaccarmi da dietro. Così non possono attaccarmi da dietro. Sparate. Ok, bravi. Bravi. Attacca anche lui. Ancora vivo. Attaccate, sono ancora vivi. Ok. Ora vedete con delle pistole sconfiggere un mammut. Ce la fate? Perché non spara? Nice. A forza di pistole. Più forte di un mammut le pistole. Ok. Oh, siamo qua adesso. Ok. Periodo dei farmer, o come che si chiamava. Va bene. Abbiamo solo 2000 punti. Sono davvero pochi stavolta. Mi metterei tipo qua. Con un paio di loro. Non basta. Qui c'è soltanto un cactus così. Vediamo se funziona. Sembra stia funzionando. Dipende tutto se attaccano in fretta per sconfiggere loro. Bene. 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 Bene, dai. Sta andando bene, sta andando bene. Sta andando bene. Certo, per la prima zona che mi ha dato un po' più di problemi. Stiamo andando meglio adesso. Gli scarecrow sono un po' problema. 6900. Uff, ok. Sono tanti soldi. Questo cos'era? Erano loro. Ho un'idea. Scary, grazie all'abbonamento per 8 mesi, thank you. Che campagna stai facendo? Quella del Wild West. Si vede che sono più disorganizzati dei lanciasassi. Sono molto più disorganizzati dei lanciasassi. Se solo avessi il lanciasassi, avremmo già vinto. Maybe? Maybe? Oppure che ci sono troppi nemici per loro due, basta. Sì.
Vengono one shottati da uno scarecrow. Oh mio dio. Vengono one shottati. Ok, questa strategia non funziona. Se usiamo un sacco di dead eye. Un cactus e due miner. Sparate. Ok. Sono morti. Sono morti. Sono morti. Sono morti. Non stiamo riuscendo a fare niente qua. Ci distruggono prima di poter fare qualsiasi cosa. Buon problema. Buon problema. Mi serve sconfiggere questi davanti qua in fretta per stare a bada quelli là dietro. Ma non so come fare a tenere a bada quelli là, perché poi arrivano i corvi e mi one shottano. Loro che attaccano veloci. Potrebbe funzionare. Attaccano veloci, dovrebbero arrivare subito in mezzo, fanno casino e levano il tutto. Zeus, non posso utilizzare nient'altro che Wild West. Se attaccassero nella direzione dei corvi non sarebbe male. Ma non lo fanno. Sì, che sono morto, ho capito. Cosa cazzo posso fare? Non credo proprio funzioni. Dubito fortemente che funzioni. Però non so cosa dovrei fare qua. Forse un sacco di picconi e basta? No, non avrebbe senso. Metti i pistoleri sui terrazzi. Se metti i pistoleri sui terrazzi, loro mi lanciano comunque corvi contro, no? I corvi possono volare. Non mi risolve il problema. Posso farlo? Mettiamo uno qua. Toh. Battle in numero. Potrebbe avere senso. Paura di no. Non è andata così male, eh. Non così male. Non molto bene, ma neanche troppo male. Ah. I corvi non sono molto smart, quindi. Red Sonny, grazie all'abbonamento con Prime per 7 mesi. Thank you. Mi sembra una evidente falla nel sistema questa qua. Mi sembra una forte falla nel sistema questa. Non cadere. Sconfittigli, non cadere! Ok. Me ne serve uno anche su un altro albero. Tipo questo. E questo.
E questo qua. Vai. Non sono molto furbi. Non sono molto furbi. Ci fidiamo di lui e basta. Ci fidiamo di lui e basta. Sconfitti i curatori. Abbiamo stato a prendere il boia ora. Chi rimane? Chi rimane? Mi sa che abbiamo trovato una falla nel sistema per far vincere sempre le truppe del Wild West. Mi sa. Mi sa di sì. Sa che possiamo un po' abusare del sistema. Qua c'hanno degli arcieri però. Forse potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema il fatto che hanno degli arcieri. Mettiamo anche un sacco di cactus qua. E un gunslinger lì. E qualche dinamite. Questo deve fare un po' di casino. Vai. In possesso lui. Non lo faccio cadere da qua. E poi sparo. Non mi può prendere. Oddio, forse mi può prendere. Sono morto. Ok, fatto quando loro sparano però possono fregare la mia soluzione di strategia. Ne siamo sicuri? Ne siamo sicuri? Non è che forse abbiamo troppi pochi gunslinger in posti strani. Il fatto è che scendono subito tutti. Anzi. No? Può stare. Un po' lunga come strategia, ma ce la si può fare. Morto. Salve. Vieni qua, non ti preoccupare. Ok. Dove cazzo stai sparando? Oh, aspetta, che siamo ancora un arciere. Ok. Salve. Siamo solo io e te. L'ho mancato. Questo gunplay non è molto preciso, devo dire. What? Ok, devo sparare molto più basso del dovuto. Qual è il problema qua? Qual è il problema qua? Spiegami. È troppo vicino? Cioè, se è troppo vicino, quindi non puoi abbassare la pistola più di così? Qual è il problema? Spiegami. Mi avvicino io nel caso. Mi avvicino. Tieni la pistola dritta. Ok. Oh, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Perfetto. Non so quanto ci vorrà, ma secondo me ce la possiamo fare. Neanche troppo. Neanche troppo. Dai, ma aspettavo di peggio. Ma aspettavo di peggio. Ok. Ok. Ah, qua siete fregati. Gente, qua siete fregati. Mi dispiace. Siete fregatissimi qua. Non c'è nessuno che attacca da distante, vero? Nope. Ok. Vai qua così non puoi cadere. Quelli che non controllo io li metto dove non possono cadere. Quello che controllo io lo metto qua. Vai. Posso prendere da qua distante? No, non posso prendere questa distanza qua. Ci sta. Scesi! Avevo detto di non scendere! Avevo detto di non scendere! Come siete scesi?
Pensavo fossero bloccati lì e basta. Vabbè, che non è un problema, posso vincere da solo, però sono degli stronzi. Ci metterò un sacco di più così. Come mai ho trovato su Tabs un nuovo update, ci avevi voglia? Penitenza. Nessuno delle due. Penitenza. Ok. Oh. È incastrato. Devo scendere io. Devo andare a prendere. Ok. Devo soltanto evitare. Oh. Salve. Ok, manca ancora qualcuno. Devo trovare chi manca. A meno che non ci sia un cadavere qua sotto che è ancora vivo. Ok, addio musica. Hello? Musica? Cosa succede? What? C'era qualcuno vivo là sotto, va bene. Non so cosa sia successo, ma va bene. Va bene. Era pure qualcuno là sotto, non avevo neanche idea. Sconfiggi il team blu. Ok, qua non possiamo utilizzare la strategia perché c'è uno Zeus. Dobbiamo trovare la strategia di Fred stavolta. Maledizione. Maledizione. Anzi, siamo alla pagina 2. Siamo alla fine della pagina 2. Potremmo fare qualcos'altro dopo questa cosa qua. A meno che. A meno che. A meno che. Ah, shit, si è spostato. Oh no. Oh no. Sono scesi! Ogni volta trovano un modo di scendere. Mi aspetto che non siano in grado, ma ogni volta trovano un modo per scendere. Ok, non va bene. Non va bene, ha trovato un modo per scendere. Ah, si lanciano di sotto come dei coglioni, ecco perché scendono. Capito? Understandable. Se switch allora invece. Vedete, perché qua non mi dovrebbero neanche prendere con roba del genere, no? Zeus non compisce in altre, credo, ma ci sono anche loro. E loro di sicuro colpiscono in alto, abbiamo visto. Oddio! Ecco, vedi? Questo che mi preoccupava. Preoccupava quello. Questa strategia non funziona. Questa strategia non credo che funzioni. Quindi. Oh, fuck. Maybe? Tre lassi di cactus. Cactus e un dead eye. Se la potrebbero cavare. Sei più distante te? Sei più distante te? What the fuck? Addio. Aiuto, aiuto, aiuto. I serpenti, i serpenti. Addio. È un problema questo qua. Questo è parecchio difficile come livello. Maybe? Solo così pochi? No, allora no. Non credo che bastino così pochi per vincere. Se fossero un quadruplo, sì. Così non ce la faremo mai. Chiaramente no. Chiaramente no. Ok. Non c'ho niente di utile contro di lui perché non c'ho nessun tank qua dentro. Eccetto per i cactus che sì, riescono a tenere a bada Zeus, però non riescono a tenere a bada anche i serpenti.
Due quick draw. Forse meglio dei gunslinger comunque. Colpiscono più ad area. Vediamo. Possibilmente potrebbe funzionare. Mio dio, Zeus, colpisci cactus e non le cose dietro. Colpisci cactus che non sei in grado di sconfiggerli. Vai. Ok. Il problema sono più che altro i serpenti ora, perché cactus possiamo levarli, tanto che i serpenti continuano ad attaccare dopo che hanno già sparato. Quindi mi uccidono tutti, niente. Se fossero dei arcieri normali ce la faremmo. Se sono dei arcieri serpente, no. A meno che i cactus non siano degli idoli e riescono a sconfiggerli. Ma credo che siano troppo impegnati con i serpenti. Di sì. Perché la musica impazzisce comunque? Però ci sono vicini, manca qualcosina qua. Forse la soluzione è meno di loro, più cactus. Qualcuno è meno di loro e più cactus, forse. Loro più distanti ancora. Così attaccano più tardi. Vediamo. Ok. Perché va a sapere la musica? Sta andando bene al momento attuale. I gunslinger possono benissimo sconfiggere Zeus. Abbiamo ancora un sacco di cactus per impegnare i serpenti. Non mi bloccate i gunslinger. Ce l'abbiamo fatta, 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 ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Ci siamo, ok, ci siamo più cactus. Oh. No, basta. Basta. Ma se si fa qualcos'altro di diverso adesso, mi basta per la campagna a riguardo. Campagna a riguardo, sono a posto. Non so cosa ci sarebbe da fare. Perché adesso abbiamo fatto Wild West, abbiamo fatto due intere pagine. Non ho voglia di fare adesso anche quelle successive. Possiamo fare qualcosina di spooky volendo, però non saprei. Non so quanto mi interessi fare roba del genere. Per fare delle challenge. Potrebbero essere delle cose più complesse da fare. C'è una campagna segreta anche. Come la sblocco? Se dovessi sbloccare una campagna segreta, come la sbloccherei? Vai nella sandbox. Quale? Wild West Legacy non c'era in passato. Sono nuove. Carino. What? Ah, è Thor. Capito. Capito. Medievale 1, ok. Sandbox. Medievale 1. Dove devo andare? Cosa devo fare? Perché questa roba mi sa che sarà difficile che me lo scrivete tramite commento in chat. Vai sotto la mappa. Ok. Forse è più semplice del previsto. C'è una porta. Sotto il ponte. Ah, questo qua. Nice. Ora posso utilizzare anche unità segrete. Anche quelle di Legacy, che non so cosa siano. Ok.
Buono. Mickey Mouse e Guardiani del Tempo, va bene. Abbiamo 2700, non sono troppi 2700. Ci manca come unità questa, questa, queste, lui e questa che è la nuova che abbiamo visto prima. Pantaloncini rossi, ci assomiglia però. C'è un po' quell'orecchia alla, alla Topolino. So che è una farfalla, ma dall'alto mi sembrava delle orecchie alla Topolino e... Oh. Figo come ambientazione comunque, molto bella. È tipo... Olimpo, qualcosa del genere come tema. Sarà Legacy come tema. Sì, è Legacy come tema. Immagino. No, aspetta, il colore è diverso. Ha del bianco, ma non credo sia quello. Non penso. Non so cosa facciamo loro, quindi bisogna andare un pochino al buio qua. E se dobbiamo andare al buio, si va con la miglior strategia del gioco. Vai. Oh, shit! Sono anche dietro, non lo sapevo! Non è andata bene. Non mi aspettavo che fossero nemici anche dietro. Non si vedeva, c'era questo in mezzo! Come facevo a saperlo? Ho solo 2700 monete, sono poche. L'unità della Legacy sblocchi tutte sparando la mappa e quando sblocchi tutte a 20 sblocchi anche un'altra campagna segreta. Ah, ok. Understandable. Allora, cosa ci potrebbe essere allora di utile contro di loro? Cheerleader più... Sensei costa 3.500. Shit. Cheerleader con... Facciamo così. Due cheerleader e... Qualcosa a 1.700. Ah, no. Dov'è? Zeus costa 2.000, no! Sensei da solo basta. Non ho abbastanza soldi per Sensei. Con allora qualcuno che può colpire in fretta. Ninja. La Watch da solo non ce la fa qua. Non ce la fa la Watch da sola qua, vero? Non penso. Anche le cilete non credo ce la faccia. Eh no. Il ninja? Uno di qua, uno di qua. Con un po' di confusione in giro. Possibile. Oh no. Quella è una barriera che non posso oltrepassare perché... Ah, questo è un problema, questo è un problema. Non posso spaccargli la barriera perché c'ha... Blocca tutti gli attacchi da vicino. Buono, ok. No, buono. Per niente buono. Sono pure in un cerchio. Non posso neanche fare fronte di resistenza e roba simile. Raper? Maybe? Abbastanza facile poi distruggerla. Sì, me lo immagino, ma comunque mi sembra un po' difficile da fare quando sei circolato da tanta roba contemporaneamente. Reaper da solo mi sembra difficile, però. Non sa mai. Mi ha sorpreso in passato il Reaper. Mi ha sorpreso anche adesso il Reaper. Ok. Ok, buono. Ora c'è un'intera piazza, ma ci sono comunque loro qua in mezzo. Maledizione. Anche se sono qua in mezzo,
possiamo immediatamente sconfiggerli con un Monkey King qua accanto, secondo me. O quanti soldi ho? 4.500. Vediamo se funziona ancora come strategia. Sensei, qua. Dove ci credete? Vediamo. Loro sono resistenti, ma dopo un po' sarebbero spaccare, infatti. Secondo me ci funziona. Con tutti i colpi che spara, anche se adesso arriva il mega guerriero qua in fondo, credo ce la facciamo. Spara abbastanza colpi, credo. Oh, shit! Anche loro attaccano da lontano? Anche loro attaccano da lontano? Oh, pensavo attaccassero da vicino. Cosa cazzo stai facendo? Non ho idea. Non lo so. Sono troppo diversa, me ne sono reso conto ora. Pioggia! Pioggia! Vai! Sconfiggili prima che possano sparare! Sconfiggili prima che possano sparare! Fuck! Ma one shottato! Mi one shottano? No buono. No buono. No buono. Questo funziona ancora? Questo spara anche di più. Potrebbe funzionare. No? Non c'è motivo del perché non debba funzionare. Questo funziona ancora. Questo funziona ancora. Bene, 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 bene. Vedo che le truppe segrete sono ancora estremamente OP rispetto al resto del gioco. Non so cosa fate voi. Credo che siate dei maghi, ma non so cosa fanno. Non ho idea. Ora posso usare Uller comunque. Da solo. Da solo senza niente. Vai Uller. Vai Uller. Ok, Uller da solo forse non ce la fa. Forse gli servono dei cheerleader a Uller. Forse un qualche cheerleader ce la può fare. Eh? E dei bardi per fare casino. Uno qua. Uno qua. L'hanno nerfato? Già quando ci giocavo io l'avevo nerfato una singola volta, perché era già troppo forte all'epoca. Tirati su. Perché ogni tanto sparando robe ai personaggi cadono per terra. Tirati su! Tirati su! Non stanno spaccando loro stavolta. Non si stanno spaccando loro stavolta. Servono più colpi. Servono più colpi, attenzione. Loro sono un buon counter per Uller, perché devono ricevere abbastanza colpi per essere sconfitte. Quindi forse qua può andare bene il sensei. Posso anche levare uno di loro, in effetti. Forse qua avrebbe senso utilizzare il sensei. Perché riesce a sparare abbastanza roba per sconfiggerli, no? Ok. Levato. Loro sparano troppo distante. Attacca, attacca, attacca in fretta, attacca in fretta, attacca in fretta, attacca loro. Chi mi ha preso? Avevo sconfitto i maghi. Sei te che attacchi con sta roba? Avevo sconfitto i maghi. Ma quanto so devo notare? 5.008. Ah, anche un Artemis.
Dubito che da solo già la faccia, però. Non so mai. Potrebbe sorprenderci Artemis. Vediamo. E Thor. Buh? Cioè, porca vacca. Va bene tutto, però quello lì è un po' troppo. E non ce la farà. Invece lo spacca. Invece lo spacca. Poi. Vado io, Artemis è femmina. Artemide, vorrei vedere. Ok, c'è un problema qua. Non riesco ad andare oltre la barriera. Non riesco ad andare oltre la barriera. Oh, fuck. La barriera. Tirati su. Oh, no. Oh, no. Oh, no. What the... Non ho capito. Non ho per niente capito. Per nulla. Per nulla proprio. Neanche lontanamente. Scusami, riprovo un attimo, giusto per curiosità. Cosa cacchio ha fatto per vincere? Ha fatto tipo quel ciclone d'erba? One shotata. Chi l'ha shotata? Loro? Forse sono stati loro. Ok. Vai da... No! Oh, mi ho scliccato. Volevo smettere di impossessarlo. Non volevo resettare la partita. Volevo sconfiggere quelli là in cima e poi lasciargli il controllo. Per vedere cosa fa lei, che è più veloce di sparare a me. Di me. Ok, addio. Addio? Ma sei finito qua, tra l'altro? Comunque sì, basta un minuto di strategia, nel senso che nel primo attacca i nemici forti e queste unità qua vincono sempre. Basta prendere un attimo il controllo e ce la fanno, praticamente. Ok, qua sarà un casino. Qua sì, sarà un casino. Non so se sarà così facile. Maybe... Ulr è il tuo momento. Prima c'hai delusi. Ora è il tuo momento, Ulr. Vai. Attenzione, loro sparano da lontano. Loro sparano da lontano. Basta che colpisci un paio di volte ancora. No, 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 no. Ulr non va bene. Ulr non va bene. Non va bene qua, Ulr. Non ti vedo neanche la faccia. Ti nascondi? Cerchi di nasconderti da me? Nascondi l'imbarazzo di prendere così facilmente? Non mi va bene. Non mi va bene, Ulr. Non sono soddisfatto del tuo risultato. Per niente. Vediamo se la Wacha... Perché spari in qua? Che si gira di qua. Vabbè. Spero che si giri in fretta. Vediamo se la Wacha può risolvere la situazione. Fuck. Vai. Wacha. Wacha. Sei sulle scale, Wacha, perché? Se partissi da davanti, potrebbe farlo, ma... Vuoi metterla ancora... Ah, posso metterla ancora più vicina, proviamo. Metterla ancora più vicina. Solo che parte al contrario, perché non posso metterla dritta. Boh. Ci proviamo. Non è che me la mette storta. Matex, grazie al abbonamento per 2 mesi, la prima di legno. No. Passo per un saluto, viva Chop, cazzi. Non ha funzionato decisamente questa cosa, ma non ha per niente funzionato. Va bene, ma va bene. Ma va bene, ok. Altra strategia. Cosa potrebbe funzionare qua? Qualcuno è super resistente. Non credo funzioni, ma si prova.
Più resistente così non si può. Di sicuro è resistente, ma non so se riesce a tankare tutto. Soprattutto quando gira su se stesso cercando di prendere una cosa inutile. Non mira, lui non lo prendi. Perché? Perché? Facessi così? Non cadere, non cadere, non cadere! Non arretrare di più! Gli manca! Fa troppo schifo, gli manca! Oppure? Dai, dimmi che c'è ancora abbastanza punti vita! Non mancare più! Oh. Se me non mancasse ce la farei, ma manca troppo. Cosa era Lady Red Jade? Non mi ricordo. Oh! Ah, non ha ucciso nessuno, però. Ha fatto il mega ciclone, ma non ha ucciso nessuno, quindi non credo che funzioni. Non credo che funzioni il mega ciclone. Samurai Giant? Potrebbe fare meglio dell'altro? Forse. Cosa fa Clems? Non lo ricordo neanche. Ma andiamo. Ah, evoca una delle... Giusto, evoca quello. Attenzione però. Se ha abbastanza punti vita, c'è la chance. Sta facendo dei trick assurdi per non fare un cavolo. Se colpisse e basta sarebbe molto meglio, ma non lo sta facendo. Sta facendo solo dei flip, ma non colpisce. Ogni volta i giganti non colpiscono. Maledizione. Ha colpito abbastanza volte per sconfiggere tutti, ma non colpiva nessuno. Porca vacca. Porca vacca. Macchina da Vinci. È vero, la macchina da Vinci costa precisamente 4.000. Macchina da Vinci. Per il momento è una delle cose che non ho utilizzato perché non funziona quasi mai. Però potrebbe sorprendermi. Sta mancando tutti, non ci credo. Vai! Basta che non manchi! Basta, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ultimi colpi! Oh, macchina da Vinci! Che finalmente si rende utile per la prima volta! Ah! Incredibile! Ok, ci sono loro qua. Proviamo anche un'altra cosa. Vecchia strategia. Zeus. Doppio Zeus. Due cilindri a testa. In possesso lui. E si spara. Un po' rumoroso questo combattimento qua. Però se funziona va bene. Andato bene? Andato bene? Posso anche attaccare da retro stavolta. Non so che fanno loro. Oddio. Non so che fanno loro. Qualcuno che è figo con le cilindre. Aspetta! Quick draw con le cilindre com'è? Che lui è nuovo. Voglio provare qualcuno delle nuove unità con le cheerleader. Dubito che ce la farà da solo. Probabilmente dovrò controllarlo io. Eh sì. Dovrei controllarlo io. Però. Ah no, fa cagare. Ha comunque un limite di tempo in cui non può sparare. No, allora fa cagare. Purtroppo fa schifo. Il Deadeye? Possibile che se la cavi? Anzi, ho un'idea. Se lo metto qua. Con la cheerleader. Caduto per terra da quante volte ha sparato.
Ok, non riesce a uccidere nessuno. E si è lanciato di sotto da solo. Ok. Se stai qua in più basso invece? Invece di stare in cima? Sarebbe una buona idea? Due di loro delle cheerleader? Potrebbe starci. Potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare. Chi è vivo? Gesù, 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 Cucù. Grazie al abbonamento con Prime per 2 mesi al prima di legno. Salve, Grave, come sta? Tutto bene, tutto bene. Tutto a posto. Ok, what the fuck? Ah, ok, la linea. È la linea che fa quel colore lì, non capivo. Qualcuno che li può lanciare via? Cioè, sì, c'era lei. Lei lancia via qua, no? No. Personaggio sbagliato, volevo questa. Però anche loro non ci stanno male. Ci stanno male. Dove sono i fanbearer? Fanbearer qua. Che soffiano il vento. Soffiano il vento e lancio di sotto i nemici. No! Andato in avanti invece, devo andare indietro. Speravo che finisse indietro per farlo cadere di sotto. Invece è finito in avanti. No! Il mio piano. What the fuck? Che cazzo sei? Ah. Huh. Ok. Anzi. Vai. No. Non funziona. Così va a spawnare delle cose che colpiscono in gruppo. Speravo di spingere tutti sotto con il vento, ma non credo sia fattibile così facilmente. Allora, abbiamo 4008. Possiamo allora andare di... Oh, scende sotto un tot HP, si trasforma. E per quello sarebbe buono lanciarlo via con questa cosa qua, però... Non voleva andarsene. Ha voluto resistere. Ha lanciato una direzione sbagliata. Palesemente in direzione sbagliata. Su via. Su via. Era ovvio che non fosse una buona strategia. Cosa fa lui? Nice. 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 Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. No. Cazzo, eravamo vicinissimi. Eravamo vicinissimi. Aspetta un secondo. Un secondo. Un secondo. Deve solo lanciarli bene nella direzione corretta. Yes, ok, lui è già morto, lui è già morto. Lui è già morto. Vai. Vai, colpisci te. Colpisci. Sconfiggili. Sono riuscito a prenderlo di subito. Subito l'ho sconfitto, buttato di sotto. Non cadere. Ok. No, t'ho sbagliato. Oh, era F che dovevo cliccare. Ok, nice. Vedo se riesco un minimo a controllarla io come personaggio. Solo che non so perché ci sono dei personaggi che sono sempre sdraiati per terra. Non capisco. È tornato in vita. No. Ok, non funziona così se torna in vita. Se torna in vita non può funzionare. Come ha fatto a tornare in vita? Non è caduto di sotto? No, ok, è caduto di sotto stavolta. Dai. Non cadere. Oddio. Oh, l'avevo detto che ce la poteva fare. Bastava colpire nel punto giusto. Madonna. Vabbè. Buono. Ok. Oh merda, c'è di nuovo lui. Solo stavolta non posso buttarlo di sotto. Ma ho di meglio. Ho di meglio. Ho un sacco di soldi. Quindi ho di meglio. Perché posso mettere cheerleader, 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 cheerleader.
Wacha Wacha Cheerleader. Io prendo il controllo di no lui. Ok, gioco andrà a scatti perché sto sparando troppe frecce. Ma basta colpire nel punto giusto. Oh merda, mi hanno preso. Non riesco più a sparare. What? Perché? Perché? Non potevo più sparare. Non potevo più sparare. Infatti dicevo, cosa cacchio è successo? Non funziona una strategia del genere. Qualche freccina. Giusto qualche freccia abbiamo lanciato. Quando ti colpisce ti blocca. La madonna però mi aveva stanloccato all'infinito. Non so neanche come aveva colpito. Porca vacca. E questo è un casino. Questo è un casino. È palesemente un casino questo qua. Allora... Ah, non posso. Ok, sta funzionando, sta funzionando, sta funzionando. Però non riesce a sconfiggerlo, mi sa. Sono troppo resistenti quando diventano così, sì. Diventa troppo resistenti. Riesco a portare questa fase di vita qua, ma non riesco a sconfiggerlo per qualche motivo. Tipo, sembra quasi che non prenda danno a un certo punto in poi. E dubito che loro riusciranno a sconfiggerli. Dubito. Sì. Però stava funzionando. Però stava funzionando. Non è che... Madonna, le mie orecchie! Tirati su! Devi scappare! Vai, 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 vai! Scappa, 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 scappa! Scappa, 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 scappa! Ah, non ho più il cheerleader! Non ho più il cheerleader! Attaccate voi! Attaccate voi, non ho più il cheerleader! Non posso più sparare a ripetizione! Vai! Ah! Non c'è nessuno che mi aiuta ora! Ah, merda! Ah, merda! Mi servono le cheerleader! Mi servono le cheerleader, se non posso sconfiggerlo! Non basta! E invece! Aveva gli ultimi punti vita! Oh! Nice! E invece... Che vacca. E siamo arrivati a questa fase qua. Ora posso utilizzare io le loro unità. Proviamolo un secondo, giusto per curiosità. Per come sono. Ci abbiamo il Chronomancer per 3000. L'elefante sacro per 2000. Io direi elefante contro mammut. Abbiamo l'arbitro divino. Il paladino della giustizia. Il glaive radiante. La Aegis celestiale, ma non conosco queste parole in italiano. E il guanto devoto. Ok. Un po' di guanti devoti di qua. Uno di meno. Ci mettiamo uno di loro qua. Vediamo che succede. Chi è più buono, l'elefante o il mammut? Ho paura che sia il mammut migliore. È chiaramente mammut migliore. Sa che è chiaramente mammut migliore. No? No, invece no. Si è incastrato, non ci credo. Muori perché ti hai incastrato sul cadavere. Non ci credo. Egida, sì, Egida, però non so cosa significa Egida personalmente. Oh, no, 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 vai, vai. Yes! Con un punto vita. Incredibile. Pazzesco. Wow. Incredibile.
Tutto calcolato. Metto un cronomancer e metto un arbitro divino. Vai. Funzionerà? I don't fucking know. Dubito. Non so se funzionerà. Spero che lui possa shottare da solo. Che forse. Cazzo, si è forte lui. Madonna, si è forte lui. Madonna, si è forte lui. È buonissimo. E infatti adesso non c'ho abbastanza soldi per farlo. Mi torna, mi torna. Ma possiamo comunque utilizzare i paladini. I paladini erano molto buoni, eh. Loro per difendere. I paladini. Non ha shottato? Aspettavo shottasse. Ma non ha shottato. Come non ha shottato? What? Deve levare loro, sono il problema loro. L'arbitro non credo ce la faccia a sconfiggerli. Non credo funzioni. A meno che... A meno che... Bravissimo sei! Bravissimo sei! Bravissimo sei! Campione! Campione! Vai, 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 vai! Vai, prima che ti spari! Prima che ti spari! Nice! Sono buonissimi loro! Sono un sacco veloci! Sono un sacco veloci! Mio Dio! No, soldi per altro. Non so se funzionerà. Sto tutto puntando su di lui. È molto buono, ma non so se basta. Ok, si trasforma. Fai il mega colpo dove prendi tutti. Vai. Bravissimo. Ok. Ora devi solo stargli lontano. Cosa che non stai riuscendo a fare. Per niente. Per niente, per niente. Ah, no, no, troppi nemici, troppi nemici, troppi nemici. Dopo prova a cilindere abito divino. Non posso utilizzare l'unità segreta. Elefanti? No, due elefanti no. Non ho ben capito cosa faccia lui, ce ne provo. Vediamo. Lui non è per niente male, eh. Allora attacco da lontano in questo modo qua. Ok, capito. Che ci può stare. Ci può benissimo stare. Ok, è morto l'elefante che non è il massimo. Però se loro non fanno minchiate, se voi non fate minchiate, ci sono tutte le chance per vincere. Ci sono tutte le chance per vincere. Dai. Dai! Bravi! Bravi! L'elefante è un ottimo tank! L'elefante è un ottimo tank! Non mi aspettavo! Cazzo, 4 re! 4 re! Allora! Ah, non posso mettere su l'albero! No! Facciamo così! Ok. Prendo il controllo di lui. Non credo abbia funzionato, vero gente? Fuck. Non credo abbia funzionato come volevo io. Bene, bene, capito. Interessante. Elefante. I don't know. Non so cosa devo fare qua, onestamente. Non ho idea. Posso utilizzare il Chronomancer? Madonna. Perso in due secondi. Ok. Chronomancer? No, loro resistono attacchi dell'istante. Quindi forse vanno qua.
E loro qua? Ah, non no. Ok, trasformato. Nice. Non è morto nessuno, però. Non è morto nessuno, però. Sei nella merda. Sei nella merda. Non è morto nessuno. Come faccio contro 4 re? Un red costa tipo 1000. Io c'ho 4.500 totale. Ora c'hanno 4 re e un sacco di questi. Come cavolo faccio? Non ho dei grandi tank qua, eh. Un sacco di paladini? Non credo, però. Non sa mai. Dubito che un paladino batta un re, però. Potrebbe essere. Eh no. Non lo è. Non lo è per niente. Ok, è un problema sta cosa. È molto un problema. Troppo resistenti, non muoiono. Quattro arbitri. No. Sono morti almeno? Sì. Uno. Due sono morti. Ok. Gli arbitri mi sembra che siano necessari però qua. Dobbiamo trovare un modo per tenerli più impegnati. Così. Perché i fulmini dal cielo riescono a sconfiggere. Però muoiono con una singola freccia loro. Questo è il problema. Siamo morti. Siamo morti. Siamo morti. Siamo morti. Siamo morti. Sì. Siamo morti. Un arbitro lo teniamo comunque. Qualche scudo. E loro? Ah, non so cosa posso fare di altro. Ah, no, ma perché cazzo c'è lui qua? No, volevo... un arbitro. Sbagliato. Ecco perché. Ecco qual è il problema. Non basterà mai. Oh, madonna. Faccio. Ma che cavolo faccio qua? Non c'è nulla che faccia abbastanza danni. Non posso neanche fare la strategia strana perché non posso andare oltre quel cerchio lì. Sono limitato al cerchietto. Allora. Elefante. Doppio arbitro. E uno di loro. Mi serve qualcosa che resista, però anche l'elefante contro così tanti nemici non credo che ce la faccia. No, infatti. Questo è un problema, non so come cavolo fare. Non so come cavolo fare qua. Arbitro sull'albero e quello da 3K. Non posso. Non posso mettere niente al di fuori di questo cerchio qua. Quindi l'albero è fuori.
E se Sì. Basta che non si buttino nell'acqua. Ah, potete uscire da qua. Non lo sapevo. Volevo colpiste e basta. Speravo colpissero soltanto con le magie. Invece si vanno a far uccidere. Controllali. Ma cosa cazzo posso fare per controllarli? Tanto mi possono raggiungere loro. Pensavo fosse un punto al sicuro dove non potesse raggiungere nessuno, però no. Anche se li controllassi non cambierebbe niente. Posso contarne anche soltanto uno, tra l'altro. Massimo ne posso mettere uno qua e sperare che mi risolva qualche problema, ma dubito. Attacca! Prima o poi delle magie colpiranno. Eh sì. Devo sperare che questi colpisca con i fulmini le mezze sono qua sotto. Devo sperare che sconfigga tutti i nemici così prima che mi raggiungano. Oh merda. No! Ma mi ha colpito con la freccia che ha girato l'angolino! Si mette dentro il boss incastrati. Non posso mettere al di fuori del cerchio. Però sta funzionando forse? Non ho idea. Oh merda. Si bloccano ovunque i miei colpi. Ah no, ah, madonna. Sul barile. Se metti sul barile si buttano di sotto e basta. Non sono furbi. Poi mi posso comunque colpire con le frecce sul barile. Il fatto è che mentre faccio quello lì non so cosa succede sopra. E questo è il più che altro problema. Vediamo un attimo. Metto qua io a utilizzare lui. Vedo di sconfiggere qualcuno di loro. Ah, merda, è morto in un colpo solo. Non volevo resettare però. Sto cercando di levare gli arcieri il più in fretta possibile. Ok. Ah, non uscire te, non uscire te, non uscire te. Ok. Ah, merda. Ti prego. Ok. Oh merda, non è morto nessuno. Ok. Vai. No, lasci in pace, Ti prego. Oh, finalmente. Oh madonna. Mio Dio, questo era tremendo. Come si faceva senza controllarlo in modo così specifico? Qual è la strategia se no? Le frecce qua sono molto problematiche, devo dire. Di sicuro così si vince. Mio Dio.
Vedo che gli scudi resistono molto bene contro 50 frecce. Mi piace l'effetto delle frecce che rimbalzano sugli scudi, però. Fatto bene. Facciamo questo qua come ultimo stage. Vediamo se riusciamo a fare anche questo qua. Si prova. Mi ha preso una freccia a caso. Ok, non deve succedere, non deve succedere. Anzi, non funzionerà mai, ma... Eh no, è anche peggio. Non sono morto. Ho parato con lo scudo in qualche modo. Ma non riesco più a alzarmi. Ok, non è andata bene. Vai. Ma non mancare. Non mancare. No. Però sono buoni loro, eh. Loro sono parecchio buoni. Loro sono parecchio buoni. Allora, un elefante e un po' di loro. E io prendo il controllo di quello in alto. Loro sono parecchio buoni perché appena riescono a colpire, cosa che non ci sto riuscendo a fare, i colpi passano attraverso anche gli altri personaggi. E quindi riesce a colpire un sacco di nemici contemporaneamente. Peccato che sono morti tutti. E io manco con ogni singola cosa, non so come mai. Oh, madonna. Dubito che funzioni. Ma perché non prende? Si colpisce un po' come Zeus. Forse mi serve un altro albero. Questo non è un buon albero. Devo prendere un altro albero, uno migliore. Questo qua è un albero migliore. Non è un albero migliore. Questo è un albero migliore. Non prendo nessuno, cazzo. Oh, cacca. Utilizzassi un arbitro da istante? Non credo funzioni, ma... Dubito che funzioni, però. Madonna, non shotta neanche un singolo nemico? Ah, sì, fa così, però. Non è il massimo. Tanto per i fulmini che colpisco dopo. Niente. Niente. Non restare, magari vinci. Non c'è chance di vincere lì. C'è nessuna chance. Madonna, se sono diventati difficili questi livelli. Porca vacca. Non ho idea di come fare. Colpo dal basso. Colpisci sulla distanza. Colpisci sulla distanza. Non ti devi far prendere da nessuno. Oh merda, sono da solo. Ho paura che... Ho paura che... No, no, aspetta, ce la facciamo. Ce la facciamo. Oh mio Dio. Basta. Ah, c'è Zeus, ecco, dicevo, non è troppo semplice, c'è Zeus. Basta così. Per oggi, Tabs, ci possiamo ritenere soddisfatti. Mi posso ritenere soddisfatto. Fatto abbastanza. Oddio. Questi ultimi livelli qua erano tremendi. Erano difficilissimi, porca vacca. Allora,
Domani, gente, vi ricordo che c'è lo State of Play di Sony. Non so cosa annunceranno. Saranno giochi third party, da quello che hanno detto. Quindi non sarà God of War, Horizon o roba del genere, ma potrebbe essere comunque ipoteticamente Hogwarts o altra roba. Potremmo comunque vederla. E sarà domani alle 11, quindi lo seguiremo di sicuro in live. Ma prima di farlo, comunque siamo in live dalle 8 per giocare a Terraria, Mario, Isaac, qualcos'altro, non ho idea. Si vedrà comunque cosa andrò a fare. Ho cliccato il tasto per iniziare la canzone. Passa alla prossima allora. Ho fatto casino. Quindi per oggi basta così. A chi vogliamo fare il raid per concludere? Pozioni no, potion carta non penso di farlo. Lei conosce tutte le segrete di Legacy? Le unità segrete? No, non ne conosco neanche una. Possiamo fare un raid a... Dario Player Inside? Facciamo Sidonia. Credo ci sia Chiara con Animal Crossing. Dice Chiara con Animal Crossing, volentieri. Ma Chiara, nello specifico non la facciamo da un po'. Ci capitava sempre quando era Sidonia in live. Questa volta meno c'è Chiara. Così possiamo fare qualcuno differente. Stesso canale, ma qualcuno differente, tecnicamente. Hanno arrestato l'isola. Sì, da quello che ho letto, sta facendo l'Annie percent per mettersi in pari con il 5 novembre. Io non la capisco comunque come quella cosa di resettare tutto. Cioè, la capisco, però non lo farei mai perché è troppo tempo. Non è abbastanza veloce come gioco per giocarlo da capo. Però, buonanotte a tutti. Sto morendo dal caldo anche. Ci vediamo domani con l'episodio finale di Metroid e State of Play più quello altro che faremo. Va bene? Buonanotte!